Il discorso profondità di campo non è un discorso semplicissimo. Su Trade Studio Max ci sono molti modi per poterla ottenere. Questo è forse il più semplice se si utilizza Mental Ray. Allora, innanzitutto, quando si lavora con la profondità di campo, bisogna stare bene attenti a usare distanze metriche reali. In questo caso la sfera è a circa 10 metri dalla telecamera, mentre la prima fila di palazzi è a circa 1 km e l'ultima va di seguito. Allora, per ottenere la profondità di campo, clicchiamo sulla camera. Nel suo rollout dobbiamo attivare Multipass Effect. Da lì, clicchiamo su Deep Profile Mental Ray. Avremo da gestire soltanto due parametri, uno è il piano di fuoco, che è la distanza del target, che in questo caso è posizionato sulla sfera, e l'altro è l'apertura del diaframma. Lasciandola a 2, l'area a fuoco sarà più o meno quella della sfera. Potrebbe essere un ritratto o un volto con dietro un paesaggio. Se aumentiamo f-stop, per esempio a 5-6, la parte a fuoco dell'immagine sarà maggiore. Se infine l'allunghiamo fino a 16, dovremmo avere tutto il campo a fuoco o molto similmente. Fate il conto che questa non è l'esatta riproduzione di una macchina fotografica, quindi alcune cose non sono proprio simili. Al contrario, se aumentiamo la target distance, per esempio andiamo a mettere il piano di fuoco sui primi palazzi che incontriamo, e rimettiamo f-stop a 2, pardon, sbaglio vista, vedremo come i palazzi sono a sfuoco e la sfera ha una sorta di blur. Possiamo anche scendere sotto 2, ma consideriamo 1 come un valore limite, perché dopo tutto quello che accade comincia a diventare lontano dalla realtà. Se anche qui mettiamo 16, vedremo tutto a fuoco quasi. La stessa cosa si può fare tramite mappa. Se stacchiamo l'effetto e andiamo dentro il setup del render, da lì clicchiamo render. Nelle camera shaders, nella lente possiamo aggiungere la lente depth of field bokeh. Bokeh è quell'effetto di scomposizione dell'immagine dietro le figure. Questa è la mappa, per comodità la portiamo dentro il nostro editor, con instance logicamente, e questi sono i parametri. Questo è il piano di fuoco, come abbiamo visto, questo è il raggio del blur e questo qua è l'effetto bokeh. Mettiamolo per esempio a 10 metri. Il raggio va più o meno bene, il numero di samples dipende dalla qualità, possiamo anche metterne 20. Aumenterà soltanto il tempo del nostro render.
Questi sono i parametri dell'effetto Bokeh dietro il piano di fuoco. Se renderizziamo, cerca sempre questa mappa che, anche se non è attiva, ci Questo ad esempio è uno degli effetti che possiamo ottenere. Poi con le luci inizia ad avere tutto un altro senso, ma questo lo vedremo più avanti.